Quinta giornata startup su iniziativa della Camera di Commercio di Bolzano. Il tema della sostenibilità e l'implementazione di aspetti di gestione ecologica nella propria idea imprenditoriale sono stati i cardini dell'edizione di quest'anno. Esperte ed esperti e giovani imprenditori e imprenditrici di successo hanno condiviso con i presenti le loro esperienze e hanno fornito consigli per mettersi in proprio. Una brochure con un elenco di tutti i partner istituzionali che possono essere utili durante la fase di creazione di un'azienda ha completato l'offerta. I passi più importanti per mettersi in proprio sono controllo dei requisiti professionali, controllo se servono licenze o locali adatti, poi la scelta della forma giuridica più adatta per la sua impresa, poi dovete informarvi se esistono agevolazioni o no, poi last but not least c'è anche la compilazione di un business plan quando sono investimenti aziendali da fare e l'ultimo passo è allora quello di andare presso un commercialista o da un'associazione di categoria e potete iniziare la vostra attività. Dopo l'intervento degli esperti sono stati presentati due casi di best practice. David Baldo della società cooperativa Terra di Laives ed Ulrich Kager insieme a Patrick Sanin della ProFarms SRL di Appiano San Paolo hanno illustrato le loro esperienze personali sull'avvio di un'attività in proprio. Credere nelle proprie idee, di non fermarsi davanti alle prime sfide che si trovano appunto muovendo i primi passi nell'imprenditoria e di cercare di andare oltre questo e di appunto cercare di raggiungere l'obiettivo guardando più alle idee che ai problemi che si trovano in mezzo. Le consulenze individuali online con gli interlocutori dei singoli servizi offerti dal reparto sviluppo d'impresa della Camera di Commercio di Bolzano hanno dato risposta alle numerose domande del folto pubblico. Gli interessati e le interessate si sono potuti informare sui requisiti legali, sul deposito di brevetti e marchi, sul commercio online, sulla sicurezza dei prodotti e sull'etichettatura, nonché sull'esportazione e sull'internazionalizzazione.